Leggo un brano da L'imperatrice e il dragone di Leonardo Vittorio Reina, di prossima pubblicazione per PM. Uscirà alla fine di agosto 2008. Gao Zong la incitava a proseguire e lei esitò. Durante il racconto il suo corpo continuò a fremere. Tra il sonno e la veglia era parso di scorgere una figura tra le tenebre. La osservò meglio. Si protendeva da dietro al baldacchino, una donna dall'età indefinibile, una strega. Sembrava anziana, ma a guardarla meglio, giovanissima. Il viso celato da una selva di capelli. Folti e arruffati le arrivavano alle caviglie, più di tutto colpiva la sua veste, sbrindellata come dopo l'assalto di una belva. O l'aveva logorata il tempo, chissà. Poteva essere l'abito di una monaca buddista, ma molto più consunto e trasandato. Non sembrava una figura minacciosa, spettrale sì, ma... L'apparizione si portò un dito sulla bocca, a intimarle il silenzio. Lei avvertì un brivido lungo la colonna vertebrale, che scuotendola la pervase fino ai talloni. Provò un timore folle, come non le capitava da tempo. La donna cominciò a danzare, goffa, uno strano ritmo sincopato. Poi si corresse con una postura più salda. Non era bella a vedersi, la invitava a seguirla nel reame del buio, dove il bello è bandito. Accanto a lei sbucò dal nulla un'altra figura femminile. Erano simili e tuttavia diverse. Si appoggiavano l'una all'altra, muovendosi in circolo. Anche questa aveva una lunga chioma, ma le si vedeva il viso. Wu tentò di identificarla. Era bianco e vuoto, niente occhi, mento o naso, un viso orribile. Da L'imperatrice e il dragone di Leonardo Vittorio Arena, PM, agosto 2008.